oggi, 14 novembre 2019, ancora una volta Montecitorio. C'eravamo già stati per l'iniziativa Fermi Tutti, ma è stato necessario ritornarci insieme agli amici di Croce Rossa e Misericordia, perché in questo momento ci sono iniziative parlamentari che non ci considerano e non considerano la storia ultracentenaria delle nostre associazioni, dei nostri 100.000 volontari, degli altri 200.000 volontari che da Bolzano a Trapani garantiscono la maggior parte delle attività di servizio di trasporto in ambulanza per il 118, per il 112, con iniziative che non tengono conto della storia, dell'importanza della presenza del volontariato, che sicuramente fa risparmiare. Uno studio della FIASO evidenzia che un'ambulanza H24, 365 giorni all'anno, con personale dipendente, con la formazione dei nostri volontari, costa almeno 700.000 euro. Questo è insostenibile rispetto a situazioni di paesini isolati della nostra bella ma particolare Italia. La presenza del volontariato insieme ai professionisti, noi non diciamo di essere sostitutivi, siamo complementari rispetto alla presenza di specialisti. Crediamo molto nella figura degli infermieri, che hanno una competenza specifica nell'assistenza e che, quando è appropriato, devono esserci insieme a noi, così come devono esserci, quando è appropriato, anche i medici, ma in un'ottica di modulazione degli interventi per garantire l'appropriatezza. Ci siamo da più di 100 anni, ci saremo comunque se non ci vorranno più, perché abbiamo tante cose, tante emergenze da cui far fronte, ma davvero l'elemento di competenza tecnica dei volontari è a nostro avviso importante per garantire la sostenibilità e la capillarità del servizio insieme ai professionisti. Quindi crediamo che sgonfiarci sia un'inopportunità per le istituzioni, per la comunità intera. Crediamo tre cose: una revisione di quelle che sono alcune idee balzane di revisione del sistema 112-118, perché non ci hanno coinvolto. Chiediamo che un'altra iniziativa che riguarda la formazione del personale laico o comunque non sanitario, cioè l'autista soccorritore, sia fatta e modulata in modo che sia sostenibile dai volontari. Vogliamo la riforma del terzo settore che venga completata, perché vogliamo la trasparenza e la correttezza. In questo nostro mondo, non nelle nostre reti, c'è gente che specula, che lavora male, che fa lavoro nero e rovina l'immagine della gran parte dei volontari che in Italia garantiscono anche in questo momento l'emergenza urgenza. E quindi noi possiamo stare tranquilli, perché ci sono volontari dell'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, della Croce Rossa, della Misericordia, che possono essere insieme a noi per aiutarci. Viva i volontari, viva l'ANPAS, buona strada a tutti.